che spuntano da un mare di cartapesta in tempesta, piene di frasi con messaggi di pace e fratellanza. È un quadro raffigurante dei compagni di traversata, dalla Libia all'Italia, che non ce l'hanno fatta. Sono i doni che 10 bambini, tutti d'età compresa tra i 4 e gli 11 anni, hanno donato al cardinale O'Mella, arcivescovo di Barcellona, e al vescovo copto di Mina, Hanna, e all'arcivescovo della diocesi di Bari Bitonto, Cacucci, che ieri sera sono stati all'interno della Basilica dei Santi Medici di Bitonto durante uno dei 33 incontri organizzati in altrettante parrocchie della diocesi in occasione del meeting Mediterraneo Frontiera di Pace che culminerà domani con la Santa Messa di Papa Francesco. I bambini, tutti provenienti da Siria, Nigeria, Iran, Iraq e Tunisia, sono ospiti del programma SPRAR di Bitonto, tra loro anche una bimba di appena 2 mesi nata nella Città dell'Olio e del CARA di Bari Palese. Proprio grazie all'aiuto degli educatori e delle loro famiglie hanno realizzato i doni per ricordare tutte le vittime di quel mare, ma anche di chi come loro ce l'ha fatta e spera in un mondo migliore, a colori e pieno di pace, come i loro dolci e sinceri sorrisi. Venire presso il santuario dei Santi Medici significa anche venire presso questa clinica del corpo e dello spirito. Siamo stati all'hospice e la presenza di Sua Eminenza il Cardinale Omeglia di Barcellona e anche la presenza della Minia in Egitto per noi sono un motivo per sentire l'universalità della Chiesa, invocare insieme il dono della pace. Basta la guerra, la gente tutta quanta, soprattutto nel bacino medio orientale, hanno bisogno, hanno sete, hanno fame della giustizia, della pace. Quindi questa è la voce più che si deve essere sempre elevata per far risvegliare la gente alla necessità della pace per tutto il mondo.